Il maltempo che dalle prime ore di questa mattina si è abbattuto sulla capitale con forte piogge e raffiche di vento ha mandato in tilt la circolazione, lunghe code sul grande raccordo anulare, sulle consolari e nelle vie del centro, anche a causa della chiusura di Via Veneto per la manifestazione Mille Miglia. La quantità di acqua caduta in poche ore ha nuovamente riaperto le famigerate buche, costringendo automobilisti e centauri a pericolosi slalom. Non andrà meglio domani, quando sono previsti ancora forti temporali nelle ore centrali della giornata. Garantire la tutela dei lavoratori della cosiddetta gig economy, ossia coloro che lavorano tramite app o su piattaforme collaborative digitali, come i riders impegnati principalmente nella consegna di cibo a domicilio. È l'obiettivo della Regione Lazio, che oggi si è impegnata con una memoria di giunta ad approvare una legge per difendere queste nuove figure lavorative, spesso sottopagate e senza diritti. Sono convinto che l'Italia e il Lazio abbiano bisogno di più innovazione, ma anche di più diritti, ha detto il governatore Nicola Zingaretti. Stop alle botticelle nel centro storico e trasloco in quattro parchi di Roma: Villa Borghese, Villa Panfili, il Parco degli Acquedotti e la tenuta di Castel di Guido. Sarà protocollato giovedì il regolamento destinato a segnare una piccola svolta in una delle tradizioni di Roma. Il Movimento 5 Stelle ne aveva annunciato l'abolizione, ma secondo le leggi nazionali ciò non è possibile. Per questo arrivano 17 pagine di nuove regole presentate oggi. I vetturini che decideranno di non aderire a questo cambiamento avranno la possibilità di ottenere in cambio una licenza taxi. Al momento già in 3 hanno scelto questa opzione, in strada ne restano 38. Russell Crowe tornerà a calcare l'arena del Colosseo. Il premio Oscar arriverà all'anfiteatro Flavio il 6 giugno per assistere alla proiezione del suo Gladiatore, accompagnato dall'Orchestra Italiana del Cinema. La serata charity a favore del programma End Polio Now anticipa i due show in programma al Circo Massimo l'8 e 9 giugno. Circa 300 i posti disponibili, con una quota di partecipazione che va dai 1.500 ai 3.000 euro, ma i proventi saranno poi triplicati dalla fondazione di Bill Gates, che da anni sostiene la lotta alla poliomielite.